Il 2014 il mercato immobiliare è tornato in positivo dopo 7 anni con il segno meno. Questo almeno emerge dai dati dell'Agenzia per le Entrate. Le unità immobiliari acquistate e vendute sono state 920.849, cioè l'1,8% in più rispetto all'anno prima, il 2013, quando le compravendite avevano interessato 904.960 unità. In crescita anche i mutui, più 12,7%. Questi sono i migliori risultati nel commerciale. Buoni anche i dati trimestrali. Il periodo ottobre-dicembre dello scorso anno ha segnato un più 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2013. Ma sappiamo che a volte i dati Istat cozzano un attimino con i dati reali acquisiti sul campo. Sentiamo Damiano Gallo, agente immobiliare di Porta Nuova Estates e anche conduttore televisivo di un programma che riguarda proprio il campo immobiliare. Ciao, ciao a tutti. Allora, sì, ho sentito un po' le statistiche che hai citato. Devo dire che per gli agenti immobiliari non è un periodo bellissimo, per quanto se ne possa dire, quante le statistiche possono essere positive, noi immobiliaristi purtroppo stiamo ancora soffrendo tanto, non viviamo più di quei fasti meravigliosi di qualche anno fa, però devo anche dire che finalmente le banche hanno capito che devono aprire un po' di più i rubinetti e nell'ultimo semestre qualche compravendita in più, sia come residenziale che commerciale, è stata fatta, quindi ritengo che i momenti, diciamo, più brutti sono stati superati. Quel che sarà, insomma, nel futuro, ovviamente né io né nessun altro lo potrà dire, insomma, chi vivrà vedrà, vedremo un po'. Va bene, ti ringraziamo Damiano per questa delucidazione. Sappiamo che fai, appunto, abbiamo parlato prima di questo programma televisivo che, oltre che essere molto istruttivo, è anche molto simpatico. Possiamo sapere su quale televisione, come si chiama? Allora, si chiama Il Bello del Mattone, si può vedere in streaming tutti i sabati alle ore 20 sul sito di GRP TV, oppure su internet c'è la pagina Facebook Il Bello del Mattone. In maniera carina, simpatica, insomma un po' più positiva, raccontiamo tutto quello che succede nel mercato immobiliare, quindi insomma un argomento che riguarda un po' tutti, chi compra, chi non compra, insomma la casa piace un po' a tutti quanti. Beh, sicuro, allora guardate questa trasmissione che sicuramente sarà più istruttiva dei dati Istat che ogni tanto, come dicevamo prima, e come insomma ci ha fatto capire anche Damiano, sono un po' messi lì per dire ok, andiamo avanti, cerchiamo di riprenderci anche se non ci siamo ripresi. Grazie, alla prossima. Grazie, grazie Damiano. A voi. Ciao, buon lavoro. Ciao, ciao, in bocca al lupo. Ciao. Grazie.